In questa tristissima giornata di pioggia a luglio vi devo dare una bruttissima notizia. Questo è l'ultimo TG Poro. Ovviamente per questa stagione, perché l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi a intervalli irregolari si prende una pausa estiva. Per tornare poi a fine agosto, inizio settembre, vi terrò aggiornati sulla data precisa su Instagram. Mi raccomando, seguitemi anche lì. In questi mesi dove l'industria giustamente si distende e tutti quanti vanno in vacanza, trovo poco stimolante fare dei nuovi episodi del TG Poro. Quindi in questi due mesi sul canale continueranno a esserci retrospettive, approfondimenti, unboxing, tier list e via dicendo. Insomma, una ricchissima programmazione estiva. Ci tenevo comunque però a chiudere la stagione con un video ricchissimo e partiamo, come da tradizione, con solo risposte sbagliate. Sembra passata una vita, ma ci eravamo lasciati con il finale più assurdo mai visto in un videogioco, quello di Drakengard, una delle tante follie di Yoko Taro che di sicuro non ci ricorderemo per le qualità grafiche, vero? Detto questo, ultima domanda della stagione. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi. E visto che ci siamo, iniziamo! Poteva mancare l'angolo della bracciata? Certo che no, e state attenti perché dobbiamo coprire un sacco di roba. Sì, questo sono io che copro un sacco di roba. Su Epic Game Store abbiamo ora gratis Sunless Skies, che verrà sostituito domani da The Falconeer Standard Edition. Sbrigatevi perché avete pochissimo tempo per riscattarli entrambi. Da ieri sono invece disponibili i giochi di luglio sul PlayStation Plus Essential, una mesata abbastanza tranquilla per il tier più basso del servizio in abbonamento Sony, un'offerta che si divide tra Borderlands 3, NHL 24 e Among Us. Sus. A proposito, visto che ci siamo, vi dico un rumor molto interessante. A quanto pare Sony, dopo aver finalmente aggiunto l'emulazione PS2 tra i classici del Plus, non senza qualche inciampo, starebbe finalmente lavorando all'emulazione nativa PlayStation 3 su PlayStation 5, almeno su una selezione di giochi. Questo sarebbe a suo modo un evento epocale, visto che fino ad ora il catalogo di PlayStation 3 è stato reso disponibile da Sony solo tramite Remastered PlayStation 4 o tramite il cloud gaming. A mettere in circolo questo rumor è stato Special Nick durante un episodio del podcast Xbox Era. Insomma, niente di ufficiale, però la fonte è abbastanza attendibile. Mese interessante anche per l'Xbox Game Pass, soprattutto se seguite con attenzione la scena indie. Non mi stancherò mai di consigliarlo, ma Neon White è un vero e proprio capolavoro di game design. Ora che è dentro al pass, non avete scuse, dovete provarlo assolutamente. Nintendo invece non ha al momento chissà quali sconti attivi. Vi segnalo che il 25 luglio verrà pubblicata un'edizione fisica di Splatoon 3 contenente il pass di espansione e anche un abbonamento di 3 mesi al Nintendo Switch Online. Un applauso ai grafici che hanno concepito una delle copertine più brutte degli ultimi anni. Complimenti. Vi ricordo comunque che se siete a caccia dei migliori sconti sui titoli fisici, anche quelli in pre-order, il canale Telegram delle offerte poracce aspetta solo il vostro arrivo. Invece, se volete risparmiare il più possibile sugli acquisti digitali, Instant Gaming non solo offre dei prezzi super competitivi, ma inoltre permette di vincere un gioco gratis al mese a vostra scelta partecipando a un giveaway completamente gratuito. A giugno il vincitore, un uomo di cultura, ha scelto Shin Megami Tensei 5 Vengeance. Dai che con una bella botta di cubo il prossimo vincitore potreste essere voi, cioè tu, uno tra voi. Trovate tutti i link in descrizione. In queste settimane di assenza del TG Poro, Capcom è impazzita completamente e ha dato il meglio di sé. Innanzitutto dal nulla è uscita fuori la Deluxe Remaster di Dead Rising, la versione aggiornata del capolavoro che per me ha segnato uno dei più grandi passaggi generazionali di sempre. Vedere quel centro commerciale pieno di zombie a schermo era qualcosa di scioccante per il piccolo poro dell'epoca e sono convinto che con qualche necessaria aggiustata alle meccaniche di gameplay, il primo Dead Rising potrebbe risultare ancora oggi un gioco attualissimo. E infatti Capcom ha confermato che dietro a questa operazione c'è un lavoro di tutto rispetto che va ben oltre una semplice pulizia grafica ottenuta tramite il passaggio al re-engine. Vi consiglio di recuperare l'approfondimento pubblicato qualche giorno fa per farvi un'idea di che lavorone stanno tirando fuori quelli di Capcom. Il gioco uscirà a settembre in edizione digitale ovunque, ma non su Switch, a cui seguirà poi la versione fisica a novembre. Altro che autunno-inverno, questi saranno dei mesi bollenti. Comunque non facciamo finta di niente, la versione definitiva di Dead Rising già esiste ed è su Wii. No? No? No.
Oltre a questo, Capcom ha confermato che un nuovo Resident Evil è in sviluppo. Insomma, questo potevamo anche immaginarcelo. Ma ha aggiunto che inoltre sarà diretto dallo stesso regista di Resident Evil 7, Koshi Nakanishi. Vi ricordo che secondo i rumor il prossimo capitolo della serie Biohazard, il nono episodio, dovrebbe uscire nei primi mesi del 2025. Non manca neanche troppo. E così, tanto per gradire, Capcom ha anche pubblicato una demo di Kunitsugami. Se lo provate, fatemi sapere che ne pensate. Io ancora non ho capito di che gioco si tratta, anche se le immagini sembrano una figata. A proposito di indecisioni, se avete ancora più di qualche legittimo dubbio su Nintendo World Championships NES Edition, Nintendo ha pubblicato un Treehouse dove il titolo viene giocato per circa una mezz'ora. È possibile vedere le modalità di gioco principali e viene confermato lo spirito da speedrun che permea l'intera operazione. Secondo me si tratta di un titolo che darà il massimo di sé in multigiocatore locale. Ai tempi miei ci si divertiva sul divano tutti insieme, mica come adesso, Discord. Abbiamo parlato di Capcom, parliamo anche di Sega. E direi che ci sono notizie sia belle che brutte. Avete presente che la storica rivale di Nintendo aveva recentemente reso nota la volontà di reimmaginare alcuni suoi grandi classici? No? Ecco, più informazioni escono fuori, più le voci che volevano il publisher intento a sfornare dei game as a service si fanno sempre più concrete. Prendete ad esempio il reboot di Crazy Taxi. Dall'ultimo video approfondimento sul titolo è emerso che il gioco sarà una sorta di driving MMO, ambientato in una vasta mappa basata sulla West Coast americana che fungerà da parco giochi per tutti gli utenti connessi. Non so se questa reinterpretazione del classico gameplay arcade sia la migliore possibile, però il fatto che ci stiano lavorando sopra tanti elementi del team originale, compreso il director Kenji Kanno, un po' mi rincuora. A tranquillizzarmi di più è un leak che dimostra come oltre al reboot di Jet Set Radio, Sega abbia messo in produzione anche un remake del primo capitolo. Ovviamente non posso mostrarvi le immagini perché sono state trafugate illegalmente, ma sembra che si tratti di un progetto reale e con uno sviluppo già avviato. Quindi, pure se trasformeranno anche Jet Set Radio in un game as a service, noi vecchiacci potremmo rifugiarci nel comfort di un remake di un gioco vecchio come il cucco. Dai! Una volta un vecchio e pure riduttivo, un vecchissimo vecchio saggio disse: non si fotte con Nintendo. E quello che è appena successo ne è solo l'ennesima dimostrazione. Abbiamo parlato a lungo dell'avvento di MIG Switch, il device che prometteva di rivoluzionare la scena di hack e modding sulla console ibrida di Nintendo. Rispetto ai proclami iniziali, questo aggeggio infernale si è rivelato essere meno intuitivo e pratico di quanto sperato. Soprattutto direi che è rivolto solo a un pubblico che è interessato più a fare il dump dei suoi giochi fisici piuttosto che a piratare e basta. Per quello c'è la modifica della console. Comunque Nintendo non sembra aver preso sotto gamba la diffusione di MIG Switch, tanto da aver denunciato due figure chiave dietro a questa operazione. Da una parte c'è Ryan Daly, il proprietario del sito Modded Hardware, lo shop che per primo ha messo in vendita MIG Switch, e poi c'è il moderatore Reddit di Switch Pirates, conosciuto come Archbox. Allora, il sito di Daily è già stato buttato giù e a quanto pare ci sarebbero ben 6 capi di accusa portati avanti da Nintendo. Per la grande N, Daily non solo vendeva MIG Switch, ma in più offriva un servizio postale dove gli utenti potevano inviare la loro console che sarebbe poi tornata moddata e con dentro delle ROM precaricate. Come se non bastasse, a quanto pare Nintendo avrebbe provato a contattare privatamente Daily prima di denunciarlo, senza però ricevere risposta. Insomma, non solo il buon Daily si è andato a cercare, ma ha fatto pure di tutto per prendersela in pieno, e direi che il colpo non sarà affatto leggero. Archbox invece è stato denunciato in quanto moderatore di un subreddit composto da più di 190.000 utenti, dove il mod condivideva attivamente tutorial su come modificare la console e anche link a siti per l'acquisto di materiale piratato. Nintendo in tribunale avrebbe citato testualmente alcuni post di Archbox dove affermava senza vergogna: sono un pirata che non darà mai $50 a Nintendo per un gioco. Mi sa che però ora ne dovrà tirare fuori molti di più. In entrambi i casi, infatti, Nintendo non solo richiede risarcimenti per danni finanziari, ma in più anche la chiusura di tutti i siti coinvolti e l'ottenimento dei device venduti da Modded Hardware. Nintendo, insomma, è famosa per la tolleranza zero quando si scende in questi campi, però pure questi modder e hacker forse dovrebbero agire con un po' più di prudenza? La butto lì. Fare tutto alla luce del sole su Reddit non penso sia stata una scelta vincente. Chi lo avrebbe mai detto? E in questa puntata di addio chiudiamo con l'ennesimo messaggio di commiato da parte di Shigeru Miyamoto, il capitano, il mitico, l'unico, il numero uno, che ancora una volta ripete, ci ricorda di non voler andare in pensione, anche se poi in realtà ci è andato da circa una decina di anni. Durante l'ultimo botta e risposta tra Nintendo e gli investitori sono stati trattati alcuni temi interessanti, come ad esempio l'utilizzo dell'intelligenza artificiale all'interno dei giochi Nintendo, la creazione di nuovi IP, l'allungamento dei tempi di produzione, anche se ci saranno problemi
problemi per il lancio di Switch 2, che magari sarà a rischio sold out. Le risposte di Nintendo sono state abbastanza diplomatiche, niente di sconvolgente, e vi lascio il link alla trascrizione su Twitter di tutti questi scambi. La parte più interessante, forse l'unica veramente interessante, però ha riguardato la domanda su quale sia il futuro di Miyamoto all'interno dell'azienda, visto che ormai si avvicina al suo 72esimo compleanno. Il papà di Mario e Zelda, impanicatissimo perché adesso è diventato il vecchio dentro Nintendo, ha confermato nuovamente di non essere più coinvolto nella quotidianità dello sviluppo in azienda e ha ribadito di aver lavorato molto negli ultimi anni affinché ci fosse un passaggio di consegne a una nuova generazione di creativi all'interno dell'azienda, affinché lo spirito di Nintendo potesse continuare a essere presente anche senza il suo coinvolgimento diretto. Sebbene sia soddisfatto di come siano andate le cose, Miyamoto ha affermato che anche i suoi successori ormai sono diventati vecchi, quindi sente la necessità che sia allevata anche un'altra generazione, ancora più giovane, che possa garantire questa continuità di identità. Ne avevamo parlato a lungo in un video di qualche tempo fa ed effettivamente fa impressione pensare che, prendendo esempi recenti, due tra i titoli più famosi come capolavori come Wonder e Tears of the Kingdom abbiano visto un coinvolgimento a dir poco marginale di Miyamoto e di tanti che hanno fatto la storia del videogioco. È pure vero che volti come Koizumi e Aonuma non è che sono arrivati ieri, ma militano in Nintendo da decine di anni, quindi insomma non sono proprio di primo pelo. Ma le cose vanno così, il tempo passa e c'è poco da fare. Secondo me Miyamoto si è anche rotto le scatole da un bel pezzo del mondo dei videogiochi in senso stretto, tanto che nell'ultimo decennio ha supervisionato progetti esterni come la creazione del parco giochi e i film di Super Mario. Non si può andare avanti all'infinito, ma è anche difficile immaginarsi una Nintendo senza Miyamoto, che a quanto pare però è orgoglioso soltanto di Pikmin Bloom. A ognuno il suo. Voi riuscite a immaginarvi Nintendo senza Shigeru? E questo è Poracci, è tutto per oggi, io vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo anche a quest'ultimo episodio conclusivo stagionale del TG Poro e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che non sarà un TG Poro, ma sarà quel che sarà e arriverà quando arriverà, magari già questa settimana. Voi nel frattempo vi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro e poi se ci siete datemi pure i soldi. Io sono il Poro Mig, Michele Shigeru Miyamoto, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione dei video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Questa volta non ho registrato. Porca...